Sequestro da 2 miliardi di euro a gioielliere, mafioso ex PIP. Cresce il consenso nel centrodestra attorno alla proposta di un patto istituzionale tra partiti o modello Letta in Sicilia. Presentato a Palermo il rapporto annuale Federculture 2013. Bentrovati a questa seconda edizione di Media News, oggi mercoledì 25 settembre. Colpito il patrimonio di un componente della famiglia mafiosa di Brancaccio, sequestrati immobili e attività per 2 milioni di euro al gioielliere mafioso ex PIP Matteo Scrima. L'ufficio misure di prevenzione della questura ha dato esecuzione al provvedimento emesso nei confronti del 53enne palermitano. Tra i patrimoni posti sotto sequestro ci sono un negozio in via Lincoln, un bazar aperto all'interno del Florio Park Hotel di Cinisi, un appartamento e due box. Dal 2010 al 2011 Scrima risultava inserito nella lista degli ex PIP della social Trinacria Onlus. Cambiamo argomento. Crocetta ha fatto un partito contro il nostro, non è più dei nostri, così come i quattro assessori. Il segretario regionale del Partito Democratico Giuseppe Lupo sancisce così la rottura tra il PD e il presidente della regione, ma la crisi di governo in Sicilia ha dei contorni ancora tutti da definire. La resa dei conti è arrivata ed è stata durissima. Gli assessori del Partito Democratico Scilabra, Lobello, Bianchi, che hanno espresso la loro fedeltà al presidente della regione Rosario Crocetta, nonostante l'out-out della direzione regionale del partito, pagheranno con l'espulsione la loro scelta. E anche Crocetta riceverà il ben servito. Ha costruito un nuovo partito contro il nostro partito, ha detto Giuseppe Lupo, riferendosi al megafono, e quindi non farà più parte del PD. E non è un problema di poltrone. Il segretario fa riferimento allo statuto, chiunque non ottemperi alle decisioni della direzione regionale è fuori, non ci sono margini di dialogo, ma intanto è proprio Rosario Crocetta a voler tenere aperto un canale di comunicazione con il PD sul versante istituzionale dei rapporti tra governo e Parlamento regionale. Dopotutto si tratta del più importante partito della maggioranza, in effetti i propositi dei democratici non sono poi così perentori. Il PD sospende il rapporto politico con il presidente, ha provato a chiarire Antonello Cracolici, ma noi non passiamo all'opposizione, valuteremo d'ora in poi i singoli provvedimenti proposti in Parlamento. Insomma, è una crisi alla siciliana, una crisi che non è una crisi, con Crocetta orientato a sperimentare alleanze a geometria variabile, magari sul modello nazionale del governo Letta, per contare comunque su una maggioranza. Giuseppe Lupo si rifiuta di pensare che il presidente della regione sia capace di chiedere il voto al PDL e a Berlusconi, e invece Crocetta si dice pronto a lavorare a un accordo programmatico che coinvolga più gruppi possibili dell'ARS, perché no, anzi, ha chiarito il presidente, devo dire che ho molto apprezzato certe aperture provenienti dal centrodestra. E cresce il consenso all'interno del centrodestra della proposta di un patto istituzionale tra partiti o modello Letta anche in Sicilia, lanciata dal deputato regionale Vincenzo Vinciullo. Prendendo la parola durante la seduta dell'Assemblea regionale siciliana di questo pomeriggio, il capogruppo di PID Grande Sud, Toto Cordaro, ha aperto al confronto col governo. L'opposizione responsabile di centrodestra sarà pronta ad un dibattito costruttivo col presidente Crocetta sui provvedimenti urgenti che servono alla Sicilia. Posizione condivisa dalla lista Musumeci e dal PDL, che con i deputati Santi Formica e Marco Falcone hanno invitato il governatore Rosario Crocetta a partecipare alla conferenza dei capigruppo per programmare un dibattito in aula sullo stato di salute della maggioranza alla luce delle frizioni tra il governo e il Partito Democratico. Alla luce della decisione del governo regionale di dare il via alla costruzione di due nuovi impianti per la produzione di energia eolica da 27 MW a Castellana Sicula e Petralia Sottana, i parlamentari del Partito Democratico hanno presentato una mozione che impegna il presidente della regione e gli assessori a bloccare qualsiasi tipo di autorizzazione, perché altrimenti verrebbe sforato il limite di capacità ricettiva dell'isola.
Sullo stesso argomento è intervenuto il Partito dei Siciliani MPA con una conferenza stampa che si è svolta a Palazzo dei Normanni. Gli autonomisti non sono del tutto contrari all'installazione di nuovi impianti, ma chiedono che prima venga approvato un piano energetico. Ascoltiamo il capogruppo a Sala d'Erco degli autonomisti Roberto Di Mauro e il deputato Toti Lombardo. Ci siamo resi conto che sono state ammesse 188 pratiche, di cui appena 64 hanno un valore di 3.285 megawatt, che aggiunte ai 3.300 sono di gran lunga superiori a quello che è il fabbisogno che in questo momento Terna può incamerare, che è di circa 1.500. Siamo preoccupati perché tutto è lasciato al libero arbitrio di una dirigenza all'assessorato dell'energia che è scoperta da atti politici di carattere programmatorio, vedono esaminare queste istanze singolarmente e soprattutto non vedono rispettare quello che è il principio sacrosanto stabilito dal codice dell'ambiente che prevede tu fai uno strumento urbanistico in relazione alla capacità infrastrutturale. Questo governo e il presidente Crocetta che ha detto no all'eolico, di fatto questo è un dato che possiamo registrare. Dopo diversi anni di lotta all'eolico, di regolamentazione del settore, riapre e riavvia questo procedimento mostruoso che comporterà nei prossimi anni, se attuato, che in Sicilia verranno installate qualcosa come 3.000 pali eolici dell'altezza di 100 metri, del diametro di 60, che costituiranno un blocco inutile per questo nostro territorio che sta iniziando a trovare nuova linfa dal punto di vista turistico e ambientale, che non riusciamo a capire. Ed è l'ennesima contraddizione del Presidente che dice no all'eolico, che però storicamente si assume responsabilità di riavviarlo. Su questo sia chiaro, noi faremo le barricate, siamo pronti a proteste clamorose, perché sull'ambiente il Partito Siciliano ha fatto la propria ragion d'essere e continuerà a farlo nei prossimi mesi. E sempre sull'argomento eolico è intervenuto proprio il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta. Il governo regionale è totalmente contrario all'eolico. Sono stato il primo in Sicilia da sindaco ad avere sollevato il problema insieme all'onorevole Sgarbi quando quest'ultimo era sindaco di Salemi, tant'è che il mio governo, continua il governatore, ha proposto una legge persino per impedire nuove installazioni eoliche. Il governo sulla questione ha aperto un'inchiesta e compirà tutti gli atti necessari per impedire un nuovo scempio, non escludendo neppure la proposta di un referendum popolare. Tutto ciò per fare chiarezza e per dire, conclude il presidente della regione, che non c'è alcun contrasto tra la posizione del PD e del governo. E adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. A tra poco. La sai la novità? Arrediamo e vestiamo la tua casa a Scordia, a 20 km da Catania. Vasto assortimento di tendaggi e mobili di vario genere, dai contemporanei ai classici e moderni. Scegli il tuo stile e acquisti con sicurezza nel primo negozio online di mobili, tende e tessuti. Vieni nei nostri showroom a Scordia, in piazza Piersanti Mattarella 20, in via Cristoforo Colombo 5 e in via Statuto 194. Oppure, se sei abile con il web, basta un clic e hai il tuo preventivo. www.rosamobili.it e www.sltessuti.it. E se hai moneta Sicanex, risparmi i tuoi euro. Un gruppo di 40 ex lavoratori del Coinres ha occupato la cattedrale di Palermo. I netturbini chiedono certezze sul loro futuro occupazionale in vista della soppressione degli ATO e del passaggio alle SRR, società di regolamentazione rifiuti, e ai liberi consorzi previsto per il 30 settembre. I lavoratori hanno reso noto che non si muoveranno dalla cattedrale fino a quando non saranno ricevuti dal presidente della regione siciliana Rosario Crocetta. La chiesa è chiusa e l'accesso è stato vietato ai turisti. La protesta è spontanea e non è stata promossa dai sindacati. Cambiamo argomento. Presentato a Palermo il rapporto annuale Federculture 2013, in un mezzogiorno ricco di beni artistici, monumentali e di risorse umane, giovani e promettenti, resta ancora un tabù l'investimento nella cultura. Ascoltiamo le interviste. I cittadini siciliani partecipano meno alla lettura, al cinema, al teatro rispetto ai cittadini di altre regioni, purtroppo. Pur in presenza di un patrimonio culturale siciliano straordinario, in Sicilia ci sono
oltre 110 beni culturali censiti dal Ministero e dalla Regione, che rappresentano oltre il 25%, tutto, almeno numericamente, tutti i beni culturali d'Italia. Quindi come patrimonio c'è una percentuale altissima, come fruizione e gestione veramente molto poco. Abbiamo dei dati emblematici che fanno capire le cose come vanno, per fortuna non tutto è negativo, però per esempio il museo di Aidone, Piazza Armerina, sappiamo quanti pochi visitatori lo frequentano nel corso dell'anno, veramente una quantità limitatissima. Forse tutto può stare dentro un unico progetto strategico, quello di riportare le politiche culturali al centro dell'azione di governo, una cosa che ormai in Italia si dice così tanto che siamo quasi stanchi di dirlo, ma che purtroppo non è ancora una cosa operativa, non è reale, non è entrata nella mentalità di chi governa, mentre per un certo periodo in passato c'è stata. Questo è il vero tema. Le politiche culturali sono un investimento per tutti i paesi, tanto più per l'Italia e per tutti i paesi anche nei tempi di crisi, quindi il fatto che siamo in crisi non è una giustificazione per non investire in cultura, anzi di più, dovremmo investire in cultura, nella ricerca, nella formazione, nell'istruzione, invece non lo facciamo. Giornata di sport e legalità allo stadio Renzo Barbera di Palermo per il memorial dei giudici Cesare Terranova e Antonino Saetta, uccisi entrambi il 25 settembre per mano mafiosa. Il ricordo dei due giudici uccisi per mano mafiosa il 25 settembre del 79, Cesare Terranova, 25 settembre dell'88, Antonino Saetta, si è svolto oggi allo stadio Renzo Barbera il triangolare di calcio tra le rappresentative dell'Assemblea regionale siciliana, dell'Ordine dei giornalisti Sicilia e della sezione sportiva antimafia. Un giorno di sport per rinnovare l'impegno antimafia per la legalità e soprattutto per ricordare i due giudici. Cesare Terranova, che era stato procuratore d'accusa al processo contro la Cosca di Corleone e parlamentare del PC come indipendente di sinistra dal 72 al 79, quando ebbe anche un ruolo di spicco nella commissione parlamentare antimafia, ucciso nel 79 insieme a Len Mancuso, l'uomo di scorta che seguì il giudice Terranova per oltre 20 anni. E Antonino Saetta, ucciso insieme al figlio Stefano sulla strada Agrigento-Caltanissetta, era stato Saetta il giudice che aveva presieduto i processi per l'uccisione del capitano dei carabinieri Emanuele Basile e del giudice Rocco Chinnici, che vedevano sul banco degli imputati pericolosi capi emergenti come Vincenzo Puccio, Armando Bonanno e Giuseppe Madonia. Per il duplice omicidio del giudice Saetta e del figlio nel 96 verranno poi condannati all'ergastolo i capi mafia Totò Riina, Francesco Madonia ed il killer Pietro Ribisi. Ascoltiamo adesso alcune interviste realizzate durante il triangolare di calcio tra le rappresentative dei deputati dell'ARS, dei giornalisti e della sezione sportiva antimafia. L'impegno sportivo nella legalità, lo sport d'altronde è regole, noi vogliamo che la legalità sia fatta di regole, dai bimbi che sono tanti e che ci stanno vedendo e che stanno anche sorridendo, visto che tutto c'è tranne che la forma per giocare a calcio, però proprio come hai detto tu, in relazione al fatto che questa partita è legata al ricordo di due martiri, di due uomini che sono morti per la riaffermazione della legalità in Sicilia, appunto i giudici Saetta e Terranova, era doveroso ed è stato anche piacevole in uno straordinario contesto stare insieme e pensare di fare antimafia anche sul campo di calcio. Noi siamo felici di poter fare parte di questo progetto. Noi come associazione Aiace ci siamo organizzati con una squadra, gruppo sportivo Aiace, dove concorreremo con una squadra a 7 nel campionato Champions Legend, che inizierà il 23 o il 24 ottobre, e questo ci fa onore poter essere dentro, perché anche noi vogliamo testimoniare un messaggio di legalità, un messaggio e aggiungerei anche sicurezza, visto che io faccio un mestiere anche dove mi occupo di scorta e protezione. In questi giorni si è parlato anche tanto su questo incidente, su questa sicurezza sulla strada, dove lei fa parte della scorta Crocetta che ha avuto l'incidente. Sì, approfitto per ringraziarlo e un caloroso abbraccio ai familiari
dei due agenti di scorta, Enzo e Tony. Cerchiamo di coniugare due bellissime cose che esistono a Palermo, lo sport e la legalità. Vorremmo che lo stadio fosse pieno di gente che capisse che significa realmente la legalità. Purtroppo a Palermo ancora questa cultura è un po' nascosta. Ancora nessuno riesce a mostrare realmente il suo viso. E adesso una seconda pausa pubblicitaria. La sai la novità? Arrediamo e vestiamo la tua casa a Scordia, a 20 km da Catania. Vasto assortimento di tendaggi e mobili di vario genere, dai contemporanei ai classici e moderni. Scegli il tuo stile e acquisti con sicurezza nel primo negozio online di mobili, tende e tessuti. Vieni nei nostri showroom a Scordia, in piazza Piersanti Mattarella 20, in via Cristoforo Colombo 5 e in via Statuto 194. Oppure, se sei abile con il web, basta un click e hai il tuo preventivo. www.rosamobili.it e www.sltessuti.it. E se hai moneta Sicanex, risparmi i tuoi euro. Seduta straordinaria ieri del Consiglio Comunale di Bagheria per il conferimento della cittadinanza onoraria al dirigente del Commissariato della Polizia di Stato Luca Salvemini e al colonnello Francesco Tocci della stazione dei Carabinieri. Tocci e Salvemini lasciano i rispettivi incarichi dopo aver lavorato a Bagheria per 7 e 4 anni. Li abbiamo ascoltati in queste interviste. Il Comune di Bagheria ha inteso premiare con un riconoscimento la cittadinanza onoraria, forse ha segnato una discontinuità, forse ha voluto lanciare un messaggio in cui le forze dell'ordine costituiscono veramente un punto nevralgico della collettività. E questo senso di appartenenza a una collettività che non è soltanto quella del Cives, del cittadino e della politica, ma è fatta anche da tutti gli operatori, inclusi quelli che operano per la cittadinanza, per la tutela della legge, per il rispetto della legalità, ecco, mi ha fatto sentire, ovviamente a me come dirigente del commissariato, ma sono per tutta la Polizia di Stato, una parte di questa cittadinanza, e di questo ovviamente posso essere solo grato alla Giunta e al Consiglio Comunale di Bagheria che ha inteso aderire a questa delibera e a questo atto di indirizzo. E la scelta dell'amministrazione comunale, oltre alla gratificazione personale per il riconoscimento che mi viene attribuito, però sicuramente rappresenta un sintomo della volontà di intendere le forze dell'ordine non più come avulse dal contesto sociale, ma anzi di coagulare intorno alle forze dell'ordine tutti i sentimenti e le forze positive della comunità. E in questo senso mi sento di dire che il contrasto alla criminalità può ottenere risultati positivi solo se le forze dell'ordine trovano sostegno da parte dei cittadini e da parte delle istituzioni. In questo senso l'azione insieme secondo me rappresenta un segnale assolutamente positivo della volontà di proseguire in questo percorso. E adesso ascoltiamo il sindaco di Bagheria Vincenzo Lomeo e il presidente del Consiglio Comunale Caterina Vigilia che hanno spiegato i motivi del conferimento della cittadinanza onoraria a Luca Salvemini e Francesco Tocci. Abbiamo avuto la consapevolezza di una proficua collaborazione che il dottore Tocci e il dottore Salvemini hanno dato a questa città. Hanno dato un contributo significativo sia per i loro compiti istituzionali, ma anche, devo dire, poi è questa la motivazione vera, anche in termini di una collaborazione proficua anche nel settore della prevenzione. Insomma, hanno saputo gestire l'ordine pubblico e la sicurezza con grande equilibrio, cioè come se loro fossero cittadini bagheresi, e quindi abbiamo ritenuto opportuno, doveroso da parte nostra, a che nel loro curriculum restasse questo riconoscimento della città di Bagheria. Loro saranno sempre bagheresi perché in questo territorio hanno dato tutto se stessi, non solo in termini istituzionali e relativamente ai compiti che in capo a loro ovviamente ci sono, ma anche come apporto, come contributo spontaneo delle loro persone. Il valore della giornata di oggi e quindi il conferimento del titolo di appartenenza alla comunità è sicuramente simbolico, ma profondamente sentito, e il valore è legato soprattutto all'attaccamento proprio al territorio che il maggiore dell'Arma dei Carabinieri Francesco Tocci e il dirigente locale commissariato della Polizia di Stato Luca Salvemini hanno dimostrato. Il valore è simbolico sì, ma veramente importante proprio perché loro hanno rappresentato insieme a tutti gli uomini dell'Arma dei Carabinieri, a tutti gli uomini della Polizia di Stato, veramente un baluardo,
ecco, per la difesa e la tutela del cittadino. Ma la cerimonia di oggi vuole anche esprimere a nome di tutti i cittadini bagheresi, donne e uomini di questa città, un riconoscimento a tutte le altre forze dell'ordine. Si svolgerà nei giorni dal 27 al 29 settembre la manifestazione Il Check-up scende in piazza, organizzata da un'ampia rete di associazioni no profit con la collaborazione dell'ASP di Palermo e di quella di Agrigento, delle aziende ospedaliere di Palermo ed il supporto dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale e dell'Associazione Bersaglieri di Casteldaccia. A Piazza Castelnuovo sarà installato un villaggio della salute costituito da due camper e diversi stand presso cui sarà possibile effettuare diversi esami e test medici, screening mammografico della tiroide, massa corporea, del colon, pap test e altri, e saranno realizzate inoltre attività di informazione e sensibilizzazione. Notte bianca tra sabato e domenica prossimi al Parco Ninni Cassarà di Palermo. L'evento, che prenderà il via dalle 12 di sabato 28 fino alle 6 di domenica mattina, sarà arricchito da musica, spettacoli, cultura, solidarietà, artigianato, sport, giochi per bambini, esposizioni estemporanee d'arte, degustazioni, discoteca, caccia al tesoro. A organizzare la Notte Bianca l'amministrazione comunale di Palermo è la quarta circoscrizione, con la collaborazione di alcuni sponsor privati che hanno permesso la realizzazione, appunto, della manifestazione. Con questa notizia è tutto, io vi rimando alle prossime edizioni del nostro notiziario. Arrivederci.